Ai nastri di partenza la stagione teatrale 2019-2020 del Teatro Manzoni di Pistoia, una stagione che vedrà aprirsi il sipario del Manzoni in leggero ritardo a fine novembre per il protrarsi dei lavori di messa a norma della sala e che vedrà quindi presentare fuori Pistoia al Teatro Pacini di Pescia uno degli appuntamenti musicali in programma. Il primo appuntamento 20 ottobre come da tradizione si svolgerà invece al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia con Padiglione 6 di Anton Chekhov per la regia di Roberto Valerio, con Martino D'Amico, Luigi Di Pietro, Carlo Di Maio e con gli allievi attori under 30 diplomati all'Accademia Professionale Ludwig di Roma. Sono in tutto 22 spettacoli, 4 in più della passata edizione, e per un totale di 58 recite. Sono come sempre divisa in due cartelloni, la parte in abbonamento sono 11 spettacoli. E il primo, come ormai da tradizione da alcuni anni, al Bolognini e tutti gli altri al Manzoni, e altri 11 sono invece nella sezione altri linguaggi. Avremo in programma ovviamente tanta prosa, ma abbiamo due musical, abbiamo 4 occasioni di danza e abbiamo anche in trasferta al Teatro Pacini di Pescia un'opera lirica. Per quello che riguarda la prosa avremo tanti ritorni di tanti artisti che sono passati più volte, Sandro Lombardi, Umberto Orsini, che torna con lo spettacolo che porta in giro già dall'anno scorso, uno spettacolo molto bello, Costruttore Solnes di Ibsen, e Isa Danieli, Giuliana Desio, e poi tutta una serie di nomi che vengono per la prima volta a Pistoia, per cui insomma c'è anche un quadro di rinnovamento, da Daniele Pecci, Gabriella Pession, Lino Guanciale. La qualità è il dato essenziale che caratterizza tutte le scelte. Siamo speranzosi che il pubblico, che già l'anno scorso ha dato segno di apprezzare una serie di novità che avevamo introdotto anche nella stagione precedente, dia seguito a questa attenzione, e contiamo di avere un numero di abbonati ancora in crescita rispetto a quelli dell'anno passato.